La trama dell'Iliade. Omero scrisse l'Iliade, un poema epico in versi, detti esametri, di sei versi in sei versi. Scrisse 24 libri pari a 24 canti. Il titolo deriva da Ilio, cioè Ilo, il fondatore di Troia. L'Iliade narra della guerra tra gli Achei, o Greci, e i Troiani, in 10 anni di guerra. La causa della guerra sta nel fatto che Menelao, re di Sparta, è sposato con Elena, regina di Sparta. Paride, principe troiano, figlio di Priamo, re di Troia, rapisce Elena e questo causa la guerra tra i troiani e gli Achei. L'Iliade racconta che prima di questo episodio di Paride ci fu una gara di bellezza tra Atena, Era e Afrodite. Il principe troiano Paride, chiamato a giuria, sceglie Afrodite. Afrodite in cambio gli promette Elena. Ed è per questo che quindi Paride rapisce Elena. Per vendetta, Atena e Era favoriscono gli Achei nella guerra contro i troiani. L'Iliade si svolge in 51 giorni, nel decimo anno della guerra di Troia. L'argomento principale è l'ira di Achille, l'eroe più forte degli Achei, prima contro il re Agamennone, che lo aveva offeso, poi contro Ettore, figlio di Priamo, fratello di Paride, che uccide Patroclo, suo amico, durante la guerra di Troia. L'Iliade si conclude con i funerali di Ettore. Ci fu la fine della guerra, la vittoria dei Greci con il cavallo di Troia, ma questo è trattato nell'Odissea e ripreso poi da Virgilio nell'Eneide. Vediamo i 24 libri. I primi 9 libri trattano del fatto che il re Agamennone ha come schiava Criside, figlia di Crise. Crise è un sacerdote di Apollo, del dio Apollo. Crise, per avere sua figlia, offre un riscatto ad Agamennone, ma Agamennone lo rifiuta e lo offende. Di conseguenza, il dio Apollo scatena la sua ira nei campi Achei, quindi diffonde la peste tra i soldati greci. L'indovina Calcante annuncia che se il re Agamennone restituisce Criside a Crise, il dio Apollo si placa. Ma il re Agamennone, in cambio di Criside, vuole Briseide, schiava di Achille. Ma Achille si scatena quindi contro Agamennone e con il suo amico Patroclo stabiliscono di non combattere più per il loro re Agamennone. Senza Achille, l'esercito si indebolì, i Mirmidoni via via smisero di combattere, i Mirmidoni erano parte dell'esercito dei Greci. Il re Agamennone allora, per convincerlo a tornare, offrì ancora ricchezza ad Achille, ma Achille decise di non combattere. Ettore, un eroe troiano, poi dà fuoco alle navi achee. A questo punto, quindi, Achille dà il permesso ai Mirmidoni, quindi parte del suo esercito, di andare in guerra contro Ettore. Attaccano Ettore,
Ma durante questi combattimenti Patroclo viene ucciso da Ettore. E Ettore si impossessa della spada di Patroclo. A questo punto Achille decide di tornare a combattere per vendicare Patroclo. Quindi si fa forgiare dal dio Efesto una spada e delle armature nuove per andare a combattere contro Ettore. Lo sfida a duello, vince e lo uccide. Poi lega il corpo in un carro e fa il giro di tutte le mura di Troia, con il cadavere di Ettore che struscia trascinato dal carro, sotto gli occhi dei genitori, e cioè del re Priamo e Ecuba, genitori di Ettore. Nei libri 23 e 24 Achille organizza i funerali di Patroclo, ma lascia ancora insepolto Ettore, e questo crea l'ira degli dei. Allora il re Priamo chiede il corpo di Ettore in cambio di ricchezze. Ma a quel punto Achille si intenerisce, placa la sua ira e restituisce il corpo di Ettore al padre Priamo in lacrime. Così vengono celebrati i funerali di Patroclo.